casa alle 8 e sono quasi le 9. Vieni, andiamo, Tommy. Correte all'indietro, così sarete lì per le 8. Ciao. Buonanotte, Pippi, a domani. Dormite bene. Come? Avete già mangiato? Naturalmente, da quando in qua si cena alle 9 di sera. Oh, ma guarda, davvero è già così tardi? Sì, è già così tardi. E se tornate a casa un'altra volta a quest'ora, per punizione non andrete più da Pippi. Scusa, mamma, ci siamo dimenticati di guardare l'ora. Questa non è una giustificazione. È un'abitudine arrivare in ritardo e la mia pazienza ha un limite. Tu brontoli sempre, anche quando arriviamo in anticipo. Questo non è vero. Sì che è vero, invece. Ma è vero che brontolo tanto? Ma no. Non mi dovrei preoccupare, forse? Certo. Tu leggi, leggi sempre, mi sembri un matto. Che libro è quello? Ricordatevi di lavarvi i denti. Uffa. Il libro è intitolato Quando scappammo da casa. È molto emozionante. Lavatevi i denti, bambini, mi avete sentito? Sì, sì. I protagonisti qui si sono trovati bene quando sono scappati da casa. E lavatevi bene il collo e le orecchie, mi raccomando. Io sto proprio per scoppiare. Lavatevi i denti, lavatevi le orecchie e il collo. Non la posso più sentire. Ciao. Buongiorno, zietto. Bella giornata, eh? Vieni, su, vieni. Dammi anche tu un buongiorno. Vogliamo fare una bella galoppata? Che ne dici, eh?